profumo della pece che ribolle, il delicato bacio delle eruzioni vulcaniche. Dopo tutto questo lavoro nei ghiacciati meandri di questo dannato piano, adesso mi sento a casa. Se solo gli altri rami di questo dannato albero del mondo fossero come Immerstorm, non ho dubbi. Se tutto questo Caldeim avesse qualche fiamma in più ed un pizzico di anarchia, sarebbe un posto migliore. In ogni caso, se il mio lavoro avrà successo, certo che sarà un posto migliore. Sì, non ho alcun dubbio. Tutte le mie macchinazioni e tutti questi mesi di fatica daranno i loro frutti. Non posso però nascondere che c'è ancora un cruccio nella mia mente. E se non ci fosse nessuno degno di raccontare in modo corretto di colui, cioè me, che ha il merito della devastazione che sta per arrivare? Questo piano non ha proprio nessun cantastorie di qualità. Ho ascoltato abbastanza i loro racconti, sono sempre le stesse saghe noiose, con il bene e il male, gli eroi e i malvagi, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Quindi sono qua per raccontarvi una storia nuova, una storia indimenticabile, l'ultima saga di Caldeim. Vi prometto che morirete dalla voglia di sentirla. Buon salve a tutti quanti, ragazzi. Io sono Duel Top Channel, mercoledì, terzo capitolo della storia di Caldeim, la saga di Tybalt. Titolo molto interessante che mi ha detto, oddio, devo subito andarmela a leggere. E sono anche stato molto contento da un certo punto di vista, perché era un capitolo leggermente abbastanza corto, quindi sarà anche abbastanza veloce da riassumere. Prima di questo, però, volevo specificare questo piccolo dettaglio, che l'ho già specificato tipo nella live dell'altra sera, o anche in qualche messaggio, tipo sotto qualche video o qualche messaggio generale, però lo ripeto perché comunque mi pare il caso di ripeterlo. In quella che è la cultura di Caldeim, il Doomsguard, cioè l'equivalente magico del Ragnarok, in realtà non è un evento di estinzione di massa, tra virgolette, l'inizio di un ciclo di morte e di rinascita, come è nella nostra mitologia, nella mitologia norrena, ma è semplicemente la collisione di uno o più reami. Cioè praticamente è un conflux, avete presente tipo che Alara era stata spaccata, poi c'è stato il conflux e i frammenti si sono riuniti, è più o meno la stessa cosa, solo che i frammenti probabilmente i reami non si riuniranno in maniera perenne, ma sarà una cosa che succederà probabilmente come climax della storia. Quindi tutti i 10 reami saranno insieme, tutti i 10 popoli si combatteranno insieme, ma sarà un evento temporaneo. Comunque, sostanzialmente, il Doomsguard è quando un reame si sovrappone, ecco, sovrappone con l'altro. Detto questo, la cosa che vi ho appena narrato con la mia voce suadente e ammaliante è l'introduzione del capitolo di oggi, un capitolo completamente dedicato e narrato in prima persona, in prima e terza persona da Tybalt, che probabilmente ha saltato quella lezione alle elementari quando gli dicevano come raccontare le storie su di te, ok? Corto e poco appariscente, mi verrebbe da dire, ma che comunque ha lasciato aperti diversi speragli per chiunque volesse tipo teorizzare qualcosina. Praticamente cosa succede? Nulla in realtà si racconta, ecco, l'unica cosa veramente impattante secondo me è citata all'inizio nell'interazione tra Tybalt e un personaggio che lui stesso definisce la bestia spaventosa. Una bestia spaventosa che ha cercato Tybalt e lo ha ricattato inserendo dentro di lui un misterioso veleno che questa persona chiama seme, e lo ha ricattato costretto a portare il caos su Caldeim in modo da generare una distrazione per quelli che sono i veri scopi di questa bestia spaventosa.
E quindi Tybalt si mette in azione, va sul regno dei Draugr, che è il regno blu-nero, dove cattura e rinchiude Valky. E non ha senso questa cosa, perché allora lui cattura Valky per prendere il suo posto e avere una figura eminente all'interno dei 10 reami e poter scatenare zizzania tra tutti i 10 reami. E ok, ci può stare, ma perché farlo con l'aspetto e la nomea del dio della menzogna? Cioè, non ha senso. Ciao, sono il dio che dice le bugie e prende in giro tutti quanti. Devo assolutamente dirti una cosa, ma fidati che è vera. Non la capisco, non ha senso come cosa. Vabbè, ma a parte quello, scopriamo che Valky è intrappolato a Carfel, che è il regno appunto blu-nero dei Draugr, sotto la custodia del re blu-nero, di cui non mi ricordo il nome. Poi si recca dai giganti per dirgli che i troll vogliono attaccarli, poi va dagli elfi per dirgli che gli dei vogliono attaccarli, poi va dagli umani degli Skelle di Bretagard, perché essendo che la Wizard è molto aperta a questa cosa della diversità e dell'equità razziale, gli umani sono quelli che hanno un ruolo più importante nella storia, soprattutto hanno una maggiore definizione all'interno della storia rispetto a tutti gli altri 10 reami. Perché probabilmente anche la Wizard ha saltato quella lezione dell'elementare in cui ti spiegavano che equità vuol dire tutti uguali, non tutti uguali, ma uno un po' meno uguale. Non importa, va bene, prima o poi lo impareranno, insomma. Sono ragazzi, sono giovani, voglio dire, sì, impareranno. Vabbè, fatto di questi casini, va dagli Skelle a promettere di riportare sul mondo di Bretagard, che è il mondo degli umani, Varragot, se non, mi pare sia Varragot, che è il demone con Raid, che fa da tutore, che praticamente era già arrivato lì una volta durante il Doomsguard, aveva fatto partire questo culto, poi è stato riportato indietro, bla bla. Ok, fondamentalmente la storia è quella. Alla fine rimane un po' bloccato dal regno delle Valchirie, perché, e questa è una cosa secondo me molto bella, perché è completamente sensata a livello di storia, le Valchirie, non essendo veri e propri esseri viventi, ma essendo angeli che sono costrutti di mana, cioè magie vere e proprie, non hanno una vera e propria volontà, cioè non hanno delle emozioni a cui appellarsi per fargli la supercazzola. E quindi Tybalt cosa fa? Avendo in mano la spada dei reami, che è un po' diversa dalla spada dei reami che abbiamo visto nel trailer, che sembrava si fosse formata dall'albero, è stata forgiata con la linfa dell'albero dal mastro nano dei nani che poi Tybalt ha ucciso, va bene? Apre un passaggio verso il vuoto cosmico da cui poi entra e subentra Koma, il serpente cosmico che cerca di papparsi le valchirie. Boh, allora, per essere uno che vuole creare casino, anche secondo me creare casino in 9 regni su 10 e lasciare le valchirie un pochettino lì con la merda tra le mani a cercare di gestire tutte le cose, secondo me poteva anche essere già abbastanza sufficiente, però vabbè, posso capire il voler fare 10 su 10, incasinare tutti i 10 i reami. La storia si conclude con questa saga di Tybalt che non ha una vera e propria fine, perché in questo momento lui è appena ritornato su Innistrum, che è il regno dei demoni, e si sta trascinando dietro Kaia. Il racconto si chiude con Tybalt che dice: sicuramente ucciderò la mia inseguitrice, e la sua ultima immagine, finché quando starà schiattando, sarà di Kaldheim che viene distrutto. Detto questo, ritorniamo al discorso iniziale. L'unico vero proprio mistero, che un pochettino è il mistero che viene perpetrato durante tutta la storia, ma soprattutto viene ancora di più fomentato in questo capitolo, è chi o cosa sia la bestia spaventosa. Allora, potrebbe effettivamente essere Vorinclex, perché che mette questo veleno dentro di Tybalt e cerca di creare questa distrazione, è sicuramente un qualcosa di estraneo, ancora molto di più estraneo rispetto a Tybalt in tutto l'ecosistema del piano, ed effettivamente ci potrebbe stare, ma no, cioè in realtà no, cioè fosse stato un qualsiasi altro pretore, Sheoldred, Durabrask, Gingitaxian, Elesnorn, Glissa, un personaggio a random, va bene,
Ma Vorinclex, cioè Vorinclex la cui più grande aspirazione della sua vita è spacco. Pensare a un piano del genere, a ricattare un planeswalker con l'olio di Pyrexia per costringerlo a creare il caos, ma in realtà non il caos, ma solo una distrazione in modo che lui possa... No, non ha senso secondo me. E tra l'altro andiamo a scartare completamente l'ipotesi che sia stato Tybalt ad assumere Kaia per arrivare su Kaldheim per combattere contro Vorinclex, perché a sto punto l'avrebbe detto anche lui, avrebbe detto che faceva parte delle sue macchinazioni. Quindi c'è un quinto misterioso Planeswalker in questa storia che ha sicuramente a che fare con quello che sta succedendo sul piano. E detto questo, io vi lascio con tutti i dubbi che questo capitolo ha causato e ci vediamo domani con il prossimo video. Venerdì sera, siccome è finito attualmente lo spoiler, tutti gli spoiler di Karlheim sono finiti, venerdì sera ci rivediamo più o meno qui, magari un po' lì o un po' di là, live, e parliamo di quest'ultima espansione. Quindi ci vediamo domani, ci vediamo alla prossima volta.